ospite Claudio Moneta. Tu sei SpongeBob, Barney Stinson, sei Goku, Zarbo, anche Cooler. Ho fatto mezzo Dragon Ball, oltre ad essere una storica voce del doppiaggio italiano, è anche il direttore di doppiaggio di One Piece, colui che mi sfonda quando devo fare Doflamingo. Se dovessi sfondare tutti come devo sfondare te, sarebbe una passeggiata. Ci sono attori che entrano in sala e amano ciò che fanno, altri che lo fanno di mestiere, altri che non fanno nessuna delle due cose e quindi vorresti ucciderli ma non puoi, perché mi risulta che ancora tu possa rischiare la galera. Pare, per questo non vivi in Italia, giusto? Perché lo vivo in Brianza, anche se c'è questa cosa. In Italia sono lo svizzero, è vero, lavoro da una vita con la TV e la radio svizzera. Là sono lo svizzero anche per loro, ma no, sono italiano. E spesso stentano a chiamarmi, magari perché dicono, ma no, figurati, sarai in Svizzera. Oh ragazzi, chiama. Tra l'altro i programmi della televisione svizzera sono scritti sulla rivista che è TV Sorrisi e Cantoni. Come mai lavori tanto per la televisione svizzera, la radio svizzera? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Io cominciai a lavorare perché un produttore, che allora era direttore di Rete 3, lì ci sono tre canali radio, la radio nazionale. Ma cosa stavi doppiando? Sentieri. Sentieri. Là, sentieri. Quello si doppiava. Io doppiavo anche una serie di documentari sulla moda. Si chiamavano Video Fashion. E arrivava il materiale all'ultimo, chiaramente perché era legato all'attualità, e noi doppiavamo in quel pomeriggio, tra noi chiamavamo la giornata per i video figa. Avevo già fatto anni, tanti anni prima, io ero proprio agli anni del debutto, quindi sarà stato l'88. E feci in quel periodo un provino video dove mi ricordo che recitavo un pezzo di Pirandello. E i provini erano pesanti perché tu arrivavi lì, c'era uno studio televisivo con tutte le camere, con le cameroni, con quelli giganti. E il regista, il famoso regista che non c'è più, lì era molto famoso, Vittorio Barino, era uno che aveva fatto un sacco di fiction, di telefilm, film. Dice, bene, bene, adesso sentiamo, fai pure il tuo pezzo. E feci questa cosa di Pirandello. Ti chiedevano un monologo di una decina di minuti. Porca miseria. Capito? Poi alla fine dicevano, bene, 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 adesso prenda questo. 3, 2, 1, reciti. Un monologo all'impronta. Una roba di due pagine così. Quindi i provini erano seri. Poi passò qualche anno e ho cominciato con questi documentari e poi a un certo punto mi hanno inventato una nuova trasmissione per i bambini. C'era un cane blu. Anche lì ci sono delle foto imbarazzanti della mia figura. Io facevo il presentatore del quiz per i ragazzi con Nadia Piondini, che è attrice, cantante. Sì. E poi c'era il cane ed era un cane blu, era una specie di bassotto, la cui voce era invece Paolo Marchese. E mi trovai a fare il provino per questo cane e cercavano una conduttrice e una voce del pupazzo e i provini erano a coppie. Ognuno si doveva presentare o veniva associato a una presentatrice. No? Io andai lì, mi presentai con Marina Massironi perché in quel periodo lavoravamo insieme e andammo lì, ci diedero questa scenetta. La scenetta fu una traccia. Poi dopo noi andammo avanti un quarto d'ora a improvvisare di tutto. Alla fine del provino dissero, ci avete stremato ma le parti sono vostre. Questo era il 93/94. Questo cane è diventato ormai la mascotte della TV svizzera e quindi c'è ancora. Sono stati costruiti quattro pupazzi nel frattempo perché negli anni si disfano. Anch'io però sono stato ricostruito anch'io per certi versi, però è vero. Posso confermare che è vero. Ma torniamo indietro nel tempo. Dove sei nato? Che sono mai abitato a Milano, ma c'è una clinica vicino dove sono nato sia io sia mia sorella. E la tua famiglia però di dove è originario? Allora, mia mamma è di Bari, come la mia storica nonna. Sai che io me ne sono indebitamente appropriato nei miei. Tu giochi già a due monster. Ho il suo consenso. Ma è come le opere degli autori del esatto. Passato, ormai sono liberi da diritti. Poi abbiamo girato per l'Italia. Mia mamma è di Bari e mio papà era milanesissimo. A casa tua che dialetto si parlava? Niente, perché mia madre si arrabbiava tantissimo se sentiva anche solo una cadenza. Ah sì? Infatti per metterci alla prova mio padre continuava a cambiare lavoro. E quindi noi abbiamo abitato nel sud Italia, nel Veneto. Poi siamo tornati in Lombardia. Io e mia sorella, come tutti i bambini, delle spugne. E subito imparavamo la cadenza. Quindi entravamo in casa e avevamo la cadenza di Bari, Verona, o di Monza. E mia madre voleva l'italiano giusto. L'addizione. L'addizione. Infatti io non ho mai studiato l'addizione perché mia madre è in casa. Per questo ti infuri come una bestia quando sui copioni ci sono degli errori. Una cosa che non sopporto. Non ce la faccio. Quando ero piccolo, uno dei miei primi contatti con la recitazione, con la poesia, era il Corriere dei Piccoli, questo giornaletto per i bambini. Ho queste immagini in cucina di mia madre che mi insegna a leggere questa filastrocca. C'era un personaggio del Corriere dei Piccoli che era Sor Pampurio. Sor Pampurio è arcicontento a casa del suo nuovo amico, virgola, e 100 a capo ne vorrebbe come lui.
Quindi diceva, leggi, Sor Pampur è arcicontento del suo nuovo amico e cento ne vorrebbe... No! Il senso, Sor Pampur è arcicontento del suo nuovo amico e cento ne vorrebbe come lui, ok? Quindi voleva che si battesse il verso, cioè farsi dire che c'è da capo e dare il senso logico. Io voi non potete capire. Perché pubblicità. Io sto capendo tantissime cose di me. Anche un assassino ha un suo perché. Mio papà però in segreto ci parlava in milanese. Questa forma di rivalse. È una sorta di proibizionismo, sì, no? Sì, sì, sì. Barcava la soglia. Amore, a mia madre, amore, andiamo fuori a giocare al ballone. Dai, sì. Appena barcava la soglia, subito in milanese. E naturalmente io, che bamba, un bamba, come si dice a Milano, tornavo a casa e parlavo in milanese. Per cui mia madre, come stai parlando? Se mia sorella vede questa cosa, non lo riferire alla mamma. Però, per favore. Ecco, io ti guardo negli occhi, no? Quando si arrabbiava, guardava qua. Perché mi quadri, scusa? Qua, non qua. Tieni la sgangia. E specialmente quando eravamo, non so, in pubblico, questa cosa, per cui molto cortese con tutti, sta composto a tavola. E poi gli altri potevano godere del sorriso e noi della sperzata. Porca miseria. Ma adesso avrete un'immagine di questa... No, di una nazista, no. Però, però è così. Claudio, siamo a scuola di voce. Siamo entrambi degli attori che fanno i doppiatori. Ricordo. Allunghi tanto i finali oggi. E sappiamo che l'importante nel nostro lavoro è l'idratazione. Dobbiamo idratarci, dobbiamo bere. Per questo che io oggi ti faccio un regalo. Ti regalo quella che per te può sembrare una semplice borraccia, ma in realtà è IRAP. Questa è una magia. Tu praticamente metti semplicemente acqua e tramite questo pod, se tu lo tiri su così, creerà delle bolle che tramite l'olfatto retronasale ti farà percepire un gusto e un sapore all'acqua. Non ci posso e credere. Invece sì. Conoscendoti ti ho preparato il Virgin Mojito come sapore che so che gradisci. So che sembra finto, però no, è vero. Buonissimo. Sono queste particelle retronasali. Sembra... Tra l'altro si sta avvicinando il Natale, quindi quale momento migliore per poter fare un bel regalo di Natale con le offerte di IRAP? Vi lascio il link in descrizione dove trovate. Ma è particolare, le R è un casino. Perché non ti sei idratato abbastanza. Hai ragione. Addimune. Andate sul sito di IRAP perché ci sono le offerte di Natale. Sono ben 6. Alcune riguardano le borracce, altre invece soltanto pod e accessori per chi ha già la sua borraccia a casa. Quindi auguri. Grazie. Bella scoperta. Auguri. Di Natale. Auguri. Sì, ma la borraccia a Natale sa di Natale. C'è il gusto al Natale. Al panettone. Al panettone. Bimbi, panettone. Tu hai doppiato milioni di personaggi. Qual è quello con cui ti senti più confidente? Che quando lo fai non devi impegnarti neanche. Che è simile a te... Mai, perché sai meglio di me che se doppi un personaggio che assomiglia tanto a te fai più fatica. Lì è chiaro che SpongeBob sei talmente abituato a quanti farlo. Quanti anni è che fai SpongeBob? Mi ricordo, ma sarà stato il 2000, anche gli anni lì. Cioè sono quel periodo. Più di 20 anni che fai. Sì, sì. Però tu hai vissuto però, allora lì ma d'Italia. Sì. Okay. E se SpongeBob avesse vissuto in quelle parti d'Italia? E per grabi patti, vieni a mangiare. Che ho visto Patrick, mamma donna Merluzzo. È quello. Oppure se fosse qua direi, uè, se fermate, pensi a chi fa l'intervista. È bello che tutti i rocchi, la telecamera, la gente che la ride, quella lì la guarda il telefono che interessa, no? Se capisco che interessa, no? Wow, ah, insomma, che in fondo al mare si sta bene, bel fresco. Siamo entrambi doppiatori, ringraziando il cielo, tutti e due abbiamo... Attori, tu sei un attore. Grazie Claudio. Lo dico sempre, lo dico anche quando non siamo davanti a tutta sta cosa. È vero? Noi siamo attori. Poi c'è l'attore scemo, l'attore intelligente. Però il doppiaggio, mancano gli attori. Ma no, lo so che sembra una roba da vecchi. Il doppiaggio sta crepando. E non lo dico io, non ho nessuna vergogna a dirlo. Qualunque collega di Milano, di Roma ve lo potrà confermare. L'unico impegno che dobbiamo avere noi è ridare questo mestiere ai competenti. Devi fare l'attore. Qualunque cosa tu faccia, anche adesso sei un attore. Io sono stato per tanti anni con una giornalista mezzo busto, quella che fa un telegiornale. Ce l'hai alle gambe? Sì. Ok. E io dicevo sempre a lei, guarda che anche tu hai un ruolo, cioè anche tu sei attore.
l'attore. E l'attore non è quello che finge, è quello che usa anche delle parole non sue per esprimere qualcosa a qualcun altro. Ora, se non c'è questa componente che sembrerà scontata, tu non puoi farlo il doppiaggio. Tu non puoi darmi la sensazione di un'emozione o di una sensazione fisica nella voce se non la conosci nel corpo. Devi sapere, anche banalmente, se stai correndo, che cosa succede alla tua voce, che cosa succede ai tuoi muscoli questi, che dove si crea il suono poi, no? Se non lo conosci come attore, come fai in sala dove devi stare praticamente fermo a riprodurre quella roba là, quell'emozione lì? È importante. Basta, fine del pippozzo. Punto. Allora, vuoi spiegare la scaletta? No. Ti è mai capitato, da fan del cinema, questa di Celentano, di girarsi così? Grande Adriano! Tu hai fatto il cattivo di Adrian. Di Adrian, ma poi insomma, una persona straordinaria. Cosa ti dice? Quando ti chiama hai sempre la sensazione che sia uno che è un imitatore, ma questo lo dice anche lui. A volte non sa se è il miglior imitatore di se stesso. Dicevo, e se tu avessi doppiato i miei personaggi? Questo lo conosci? La mia forma è giustizia, la mia forma è il mondo. Ammiratemi, lodatemi. Questo dio nobile e bellissimo, immortale e più forte di tutti, Zamasu. Tu l'hai fatta meglio, però. Eh? L'hai fatta meglio. Perché mi hai diretto. Dovevi dirigere, dirigimi tu. No, che ti dirigo io. Però... ti dirigo. Vieni alle moglie. Di fare cosa? Di ridoppiare tutto quello che ho fatto. Questa è una cosa figa che ho fatto, non so se la conosci. Vikings. Dirigimi. Qui sei appena stato picchiato a sangue da un re inglese, sei un vichingo. Tutta questa frase è una metafora sul fatto che i miei figli, quando sapranno quello che hai fatto, verranno a vendicarmi. Leggo prima le parole. Oh, virgola, come i piccoli cinghiali grugniranno quando sapranno quanto ha sofferto il vecchio cinghiale. E sto soffrendo. Esatto. Sono picchiato contro un albero, un occhio gonfio, tipo Rocky. Come i piccoli cinghiali grugniranno quando sapranno quanto ha sofferto il vecchio cinghiale. Passato. Questa frase lui la ripete non so quante volte. E io c'avevo in quel periodo una voglia di pappardelle che tu non hai idea. Questa è una cosa invece che ho fatto di recente. Adesso scusate, faccio il doppiatore idiota. Dirigimi. Ci sono varie tipologie, aspettate. Allora Claudio, ok, sei... ok, va bene, facciamo una? No, aspetta, fammi spiegare. Allora, sei il figlio del re. Il figlio del re, ok. Sì. Per il potere. No, aspetta Claudio, aspetta, sei il figlio del re, okay. Al quale è stato... Ascolta, abbiamo tante righe oggi? No, non sono tante, però okay, se me le fai spiegare le facciamo subito. Tranquillo. Sei il figlio del re al quale è stato tramandato. Tranquillo. Scusa un attimo, arrivo, scusa. Tramandato il potere. Vai. Ti ho tramandato il potere della spada. E poi lui mi vota il potere di Grecia. Scusa, che è l'antico salvatore del pianeta. Cioè no, diventa più bassa. Mi senti Claudio? Claudio? Sì, ti sento. Ok, ti sento. Hai capito? Sì, vai. Hai capito tutto? Vai. Proviamo? Chi sono io? He-Man. Allora, io non sto esagerando. Non sto esagerando. Capite perché uno diventa un assassino? E mi dai la pronuncia, scusa? Grayskull. Con la E chiusa. Grayskull, ok. Grayskull. Dopo l'idiota dice Grascal. Sì. Allora, quindi alzi la spada, invochi questo potere, fai mezzo passo indietro, ti sassati un po' dal microfono così. Per il potere di Grayskull! Me la porti un pelo di più? Per il potere di Grayskull! Il finale. Per il potere di Grayskull! Per il potere di Grayskull! Buono. No, è l'eco. Taglia. Io ho fatto una direzione, non è che ne ho fatte tante, però mi è capitato di dire a una collega, aspetta che la sento un attimo in originale, e lei mi guarda, ma è in giapponese. A te c***o te ne frega. Vi ricordo che se siete abbonati al The Merluz Club potrete trovare anche un sacco di clip di backstage, cioè mentre giriamo, l'arrivo di Claudio in studio, tante sorprese che non potete vedere qui sul canale. Ma anche quando sono andato in bagno, no? Sì, c'è la telecamera in bagno. Hai fatto il verde o l'arancione? Scopritelo nella sezione abbonamenti. Tu hai iniziato a doppiare nell'88. Ho cominciato a fare l'attore nell'88. Io avevo 2 anni. Pausa. Quindi si può dire che crescendo io sono cresciuto con la tua voce, guardavo tanti cartoni animati. E come dicevo all'inizio, ti ho spesso riconosciuto nello stesso cartone animato.
tipo in Dragon Ball, sei stato il presentatore di tutti i tornei. Infine sei diventato Goku. C'è qualche aneddoto di quell'epoca? Io avevo già conosciuto Torresan, appunto Paolo Torrisi, che era il direttore, che Goku, certo, era il direttore della serie, che avevo fatto il primo protagonista con lui, che era Zorro. Io, Gaia De Laurentiis, che saluto, che è in giro in teatro, fa uno spettacolo bellissimo. E in quell'occasione che Maurizio mi diceva: doppia gli umani, dacci dentro a doppiare gli esseri umani perché ti viene ancora meglio poi fare cartoni. L'errore che facciamo, lui diceva sempre, è pensare che siccome è un cartone lo recitiamo diversamente. E lui batteva tanto su questa cosa. La cosa bella quando cominciò Dragon Ball è che lui era l'unico che ci credeva. Che arrivava con sti borsoni pieni di copioni, dicono: vedrete questo qua diventerà una cosa. Ma no, ma cosa vuoi che diventi? Sì, va bene, questo lì vola con la coda. No, vedrete che invece. E lui ci teneva così tanto che ti faceva una spiegazione. Il turno dura 3 ore, 1 ora e 1/4 la spiegazione di cosa avremmo fatto con la cosa, perché spiegava. Beh, cominciamo ragazzi che è tardi, su, forza! Come 1 ora e 1/4 per spiegarmi una cosa? Questa è stata la grande scuola. Poi quando feci presentatore del torneo erano grandi risate perché abbiamo improvvisato tanto. Perché lui, pur essendo così preciso, però laddove c'era margine di invenzione, non rispondeva come il famoso collega X idiota che dice: ma sono giapponesi. Sì, ma cercava di dire, anche se hanno un suono strano, la lingua è diversa, ma diamo quell'emozione lì, inventiamo un altro suono che corrisponda a quella cosa lì. E quindi questo è importante, è il doppiaggio, è restituire un'emozione soprattutto. Quindi che un conto è la fedeltà al testo, ma la fedeltà all'originale non è fare la traduzione simultanea. E soprattutto noi doppiamo dei personaggi, come quelli che dicono: io ho doppiato sempre quel tal attore. Secondo me è sempre una grande scemata del doppiaggio. Non è detto che io debba doppiare sempre quell'attore, perché se quell'attore fa un altro personaggio, non è detto che io sia in grado, come è stato in grado quell'attore. Quelli che dicono: il mio attore lo conosco. No, tu devi doppiare quel personaggio. E Maurizio in questo è stato un grande, grande maestro. Questa è una cosa di grande apprendimento. Ma proviamo a mischiare un po' le cose. Proviamo a prendere i tuoi personaggi e portarli nel mondo degli altri personaggi. Cioè, se SpongeBob facesse un'onda energetica. Lo faccio, però ti dubito. Tu sei SpongeBob. Come ti aspettavo i denti. Bravo, perché a tanti sfugge questa cosa dei denti. Che... è una spugna con i dentoni. Come quelli che dicono ancora oggi: sì, doppi il pezzo di formaggio. No. Oh, ce n'è. Sarebbe Cheese Bob. Com'è la vibrazione? Ah, questa è bella. Goku che chiede a Mr. Crab un giorno di ferie. Se vuoi lo faccio io. Tu chi fai Mr. Crab? Faccio Mr. Crab. Urca Mr. Crab, posso avere un giorno di ferie? Ho già preparato tutti i Krabby Patty. Non lo so Goku, li hai preparati tutti? Ok. No, che non lo dice, vedi. Dai, ti prego, devo andare anche a raccogliere tutti gli ortaggi nel campo. Raccogliere gli ortaggi? Sì. Ma ne facciamo la carne, facciamo le burger. Anche Mario c'è questi picchi, sì, di acuti. Anche quella è un'invenzione, perché c'è in originale, ma in altri punti. Perché specialmente alla fine della frase, quando magari è stufo di dirla, allora comincia: vieni tesoro, vieni qua, vieni. Claudio, devi sapere che io nei miei format, dove ogni tanto rubo voci a te, a Mario in generale, faccio questa cosa del doppiare in tempo reale. E vado in un punto a caso, un minuto a caso, e comincio a doppiare tutto quello che vedo. Certo. Sul muto, senza aver sentito né visto niente prima. Guarda, ho una scena del gladiatore e una scena di Rocky. Come ogni volta mi viene dato un tema. Hai bucato il pallone al bambino dei vicini perché stava facendo troppo casini e ora il padre è venuto a parlarti. Tu chi vuoi fare? Quello che ha bucato il pallone o il padre? Quello che ha bucato il pallone. Russell Crowe ha bucato il pallone. Quindi tu sei Russell Crowe. E io mi metto comodo. Che ha bucato il pallone. È il nome del personaggio, comodo. Mi ha detto Mariuccio che gli hai bucato il pallone. Allora, come hai fatto? Col casco? O con un pugnale, con un coltello? Mariuccio, vero? Io non ho mai... Allora, dillo, sei stato tu? Il pallone io non conosce. Me ne vado. Dove stai andando? Hai bucato il pallone? Hai bucato il Super Santo a San Mariuccio? Devo battere l'angolo. Il Super Santo, sai quanto costa? Minchia, c'è un cerchio alla destra. Devo, aspetta. Senti, io sono il protagonista di questo film.
e del pallone non mi è mai fregato un cazzo. Perché si alza quella? Sta seduta, non sto parlando con te. Siediti, il pallone è un gioco che ho sempre odiato. Perché non è mai concesso fare un fallo, dare un colpo in testa a qualcuno. E soprattutto non è concesso avere un'armatura mentre si fa un colpo di testa. Cosa fai? Perché parli? Ho anche sputato come sì, un sì, è di Paolo il computer. Ora abbiamo una scena di Rocky. Ok. Sei andato a ritirare la paghetta da tuo nonno, che però è stanco di doverti mantenere. Chi vuoi fare, Rocky o il nonno? Il nonno. Dodo. 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 Cosa diavolo vuoi, brutto rinco? Dodo. Che ore sono? Tieni questa tua. Ma me devi dare di più, Lolo, io. No, non ne ho più, non posso comprare niente con questi. Cosa vuoi comprarti? Alla tua età non devi comprarti niente, devi pensare a fare i compiti. Ascolta, Lolo, a me mi rompe le facce, hai capito? Io faccio l'italiano come la matematica, hai capito? Non si capisce niente quando parlo. E perché io sono la stuzzica te? Perché io? Dove ci vieni i denti? Li hai ingoiati un'altra volta, brutto bastardo, che non c'è altro. Perché mi guardi? Hai un'espressione sola, col cappello e senti. Io ho il cappello. Avanti! Vai da tua madre, quella grande. Non lo dico perché c'è un fermo. Abbiamo detto una cosa all'inizio. Che cos'è Shakespeare, che non c'è più, e la nonna di Claudio, che aveva questa voce particolare. E tu sai, come ti ho già detto altre volte, io mi sono appropriato indebitamente questa tua voce per utilizzarla nei miei video, anche nelle improvvisazioni. Ecco, abbiamo fatto bene. Ma chi sei tu? Aspetta, facciamo le cose fatte per bene. Certo. Facciamo entrare i props. Che sono i props? Ma la parrucca. Una te? Mamma. Poi gli occhiali? È certo che sono dei. Mamma, no. Che è qui. Mamma mia. Aspetta, ce l'ho pulito. Sembri Steven Seagal. È bellissimo! È freddo però, fa freddo, eh! È quello perché è cambiata la stagione. Eh sì. E ma adesso pure l'aria si lascia condizionare. Che dici? L'aria condizionata. Cosa vuol dire? E che cioè esce dalla macchinetta, quando tu schiacci il bottone esce l'aria. Ma io la macchinetta usco il caffè. È buono, ma tu che marca ci metti? Non posso dirlo. Ah, vero. Il caffè e la tazza. Ecco. Ma che lavoro fa tuo nipote? Mio nipote fa i cartoni animati, fa le voci, fa tutti i pupazzi. Ha doppiato, ha fatto la voce della Telenoveras. Che cosa vuoi? La Telenoveras. Ma qui guardo il telegiornale. Io guardo la Telenoveras perché devo stare come finisce la storia d'amore. Ma quello finisce male, madonna. No. Sì. Non lo guardo che mi viene come da piangere. Ti sfoga. È quello. Quello è tanto bravo. E tuo nipote cosa fa? Quello fa i pupazzi, fa le cose. Che tutti i nipoti, tutti quelli che ci hanno studiato, hanno fatto. E Claudio che non si capisce, non fa niente. E poi fa una cosa che non so, dice. Fa le cose così. E dice, è mia figlia. La mamma di Claudio. E c'è da qualche parte doveva uscire. È quello. E quel dice che lavora sempre, Claudio. Frequenta brutte persone. Brutte persone? Sì, come quello che fa tutte le cose sul computer. Chi è? Ma non c'è il nome del pesce, non mi ricordo. Il re Salomone. Ecco, è uno così. Dice tutte le cose con tutte le donne nude. Dove stanno le donne non si sa. No. Chi sono quelle? Chi? Quei due che guardano. Quelle. La fotografia. E perché devo fare la foto? Mi devo mettere in ordine. E non lo sapevi che dovevamo fare le foto? No. No, hai detto che dovevamo parlare. Mamma mia. Ecco. Che c'è? C'è la catenella. Ma questo è finto. È finto questo occhiale. È una montatura. Ecco. Mamma mia! È bello, quello ha preso la standard. Sì, è un modello standard. Sì.
Ecco. Sai che io ho un secondo nome. Ma non lo so. Che Andrea. Io ero insieme a tutte delle cugine. E tutti chiedevano a mia nonna: nonna, perché io ho questo secondo nome? Quello perché era la sorella della nonna. Ah. Poi tocca a me. E io avevo il nome di questo fratello morto. E io, nonna, perché mi chiamo Andrea? E tu ti vuoi che è morto, quello è morto. Arrivavo io al lutto. Claudio, hai qualche progetto? No! Bene, beato te. Adesso ho ancora un po' di riprese dell'Uomo da Fiore in Bocca, sempre con Corrado Tedeschi, spettacolo che facciamo da secoli. Corrado Tedeschi è stato un grande personaggio della TV, un grande attore, magari i giovani non lo conoscono. La mia più grande aspirazione è poter continuare a fare questo mestiere. Ve lo dice uno che lavora tantissimo, come te. Quindi se lo dico vuol dire che c'è qualcosa che non va. Voi direte, ma noi che ce frega? No, la qualità di ciò che facciamo deve essere sempre più alta e questo dipende solo da voi. Perché se voi pretendete di più, noi possiamo dire a chi ci dà il lavoro: no, dobbiamo fare meglio, perché loro vogliono questo. Sarebbe molto bello. Quindi non ho un progetto, il progetto è continuare a farlo come deve essere fatto, sarebbe un grande sogno. Per il resto ero prostituta di questo mestiere, nel senso nobile del termine, e esco. Prostituta. Claudio, grazie mille di essere stato mio ospite. Ma quando gira, no, questa era la prova. Appunto. Ma guarda un po' chi c'è. Sì, lo so che stai per cliccare abbonati. E fai bene, perché grazie all'abbonamento potrai avere tantissimi vantaggi pazzeschi. Provare per credere.